Meet, Aero Astro Centennial Symposium, 24 ottobre 2014. Buongiorno, mi chiamo Bob. In considerazione del suo potenziale per essere forse il più grande punto di svolta di sempre, ha qualche progetto per entrare nel campo dell'intelligenza artificiale in generale? Quali sono i suoi pensieri? Pensa che sia anche vicino ad essere pronto per il momento culmine? Penso che dovremmo stare molto attenti all'intelligenza artificiale. Se dovessi indovinare quale sia la nostra più grande minaccia esistenziale, probabilmente è questa. E quindi dobbiamo fare molta attenzione con l'intelligenza artificiale. Sono sempre più propenso a pensare che dovrebbe esserci una vigilanza regolamentare, alla fine forse una supervisione di norma a livello nazionale e internazionale, solo per essere sicuri di non fare qualcosa di molto stupido. Voglio dire, con l'intelligenza artificiale stiamo evocando il demonio. Sai, conosciamo tutte quelle storie dove c'è quel tizio col pentagramma e l'acqua santa e lui dice: sì, sei sicuro di poter controllare il demonio? Non funziona. Quello che vedete è il dipinto Satana che evoca le sue legioni del pittore Sir Thomas Lawrence. Attraverso il fornito indice alfabetico trovate molte voci da consultare su Elon Musk, fra cui il video Elon Musk evoca il demonio, pubblicato il 21 luglio 2018, con altri dettagli importanti, quando mi divertivo a tradurre Elon Musk con l'accento americano. E non dimenticate di regalarvi i libri o Il risveglio o Il secolare nuovo ordine del male, o tutte e due, perché credere è nemico di conoscere. Un saluto!